eccoci di nuovo qua. È ora di scervellarci ancora una volta. 9 indovinelli che solo le persone con un QI elevato possono risolvere. Forse prima o poi faremo indovinelli per cretini, ma non per il momento. Sei pronto per una nuova sessione di enigmi stravaganti da risolvere dove dovrai applicare tutte le tue abilità logiche e da detective? È una sfida difficile, ma se te la senti, cominciamo! Dopo ogni indovinello avrai 20 secondi per trovare una soluzione. Tuttavia, se hai bisogno di più tempo, non essere timido, basta mettere il video in pausa. Indovinello numero 1. Il tuo compito è il seguente. Svuotare un vasetto di latte ed un barattolo d'acqua in una ciotola. Oh, aspetta! Pensavi che sarebbe stato così semplice? Ci sono diverse condizioni. Devi essere in grado di distinguere il latte e l'acqua. Puoi separare il latte dall'acqua. Ed infine, non è consentito utilizzare alcun tipo di divisorio per tenere separati questi due liquidi. Wow, questo è un compito che nemmeno Cenerentola ha dovuto affrontare. Sarai in grado di capire come separare gli inseparabili? 20 secondi per farlo. In effetti, tutto ciò che devi fare è versare prima l'acqua nella ciotola e congelarla. Dopo aggiungi il latte e poi hai latte con ghiaccio. Indovinello numero 2. C'è un mago famoso per i trucchi che esegue. Uno di questi trucchi è stare sott'acqua per 10 minuti. Tuttavia, un giorno, John Smart sfida il mago dicendo che resterà sott'acqua per altri 2 minuti. Dire che il mago è sorpreso è dire poco. Accetta la scommessa e promette di dare a John 5.000 euro se batte il record. Tutto sommato, se John vince, ottiene i suoi soldi. Come riuscirà nell'impresa? Pensi che John ha fatto pratica per trattenere il fiato sott'acqua fin dall'infanzia? O forse un anfibio? Tu cosa ne pensi? Hai 20 secondi per trovare la soluzione. Bene, a dirti la verità, John stava un pochino barando. Prese un bicchiere, lo riempì d'acqua e lo mise in testa per 12 minuti. Leggi sempre la parte scritta in piccolo nei contratti che firmi. Indovinello numero 3. Sam Princeton è così infelice della sua vita, così frustrato dal fatto che il suo capo lo prenda sempre in giro, ed è così arrabbiato con se stesso per essere troppo debole per lasciare il lavoro ed iniziare una nuova vita, che si spara proprio tra gli occhi, nel bagno. I proiettili sono reali, ed è reale anche la pistola. Tuttavia, dopo un solo secondo, Sam esce vivo ed illeso dal bagno. Com'è possibile? Non è così semplice. O forse l'hai già capito. In caso contrario, hai ancora 20 secondi per pensare. Il fatto è che Sam non ha sparato a se stesso, ha sparato al suo riflesso nello specchio. Indovinello numero 4. Nella città dove le persone sono appassionate di rompicapi e di indovinelli, il 4% delle persone non elenca i propri numeri di telefono. Quindi, se selezioniamo 40 persone a caso dalla rubrica telefonica, quanti di loro avranno numeri che non compaiono dell'elenco? Aia! Sembra che dovrai applicare una certa conoscenza della matematica qui. 20 secondi per rinfrescarti la memoria.
La risposta potrebbe indignarti. Hai dato uno sguardo ai tuoi libri di matematica. Ma è 0%. Se i numeri di queste 40 persone sono già presenti nella rubrica telefonica, sono già elencati. Indovinello numero 5. Hai 7 ospiti presenti alla tua festa di compleanno e devi capire come tagliare la tua torta. È tonda e devi tagliarla solo 3 volte per creare 8 fette di dimensioni uguali. 7 per i tuoi ospiti e una per te, ovviamente. Il tempo stringe e i tuoi ospiti aspettano la loro fetta. Quindi, vai! Prima di tutto, devi tagliarla verticalmente nel mezzo per fare 2 pezzi uguali. Fai la stessa cosa, ma questa volta orizzontalmente per fare 4 fette. Il tuo terzo e ultimo taglio dovrebbe essere lateralmente attraverso la torta, che trasformerai istantaneamente le fette in 8. Quindi, com'è andata? Nessun problema, ne abbiamo ancora altri per te. Indovinello numero 6. Da molti anni un cieco aveva sognato di poter vedere di nuovo. Questo era stato il suo più grande desiderio. Dopo un po', il suo medico ha confermato che avrebbe potuto avere un'operazione che avrebbe risolto il suo problema. L'uomo non poteva essere più felice. L'intervento andò bene e l'uomo prese un treno per tornare a casa. Il dottore gli permise di togliere le bende 3 ore dopo l'operazione. Quindi, l'uomo era così impaziente che lo fece mentre era ancora sul treno. Ma appena finì, si suicidò saltando giù dal treno. L'operazione ha avuto successo, quindi perché lo ha fatto? 20 secondi per risolvere questo mistero. Perché un uomo il cui sogno si è avverato si suicida? In effetti è stata una tragica coincidenza. Quando l'uomo si tolse le bende, il treno stava attraversando un tunnel. L'uomo pensò di essere ancora cieco e si uccise. Indovinello numero 7. Il tuo amico ti chiede un favore e ti dà 5 euro chiedendo di comprare qualcosa da mangiare, qualcosa da bere, qualcosa per sfamare la sua mucca e qualcosa da piantare nel suo giardino. Allo stesso tempo, puoi acquistare una sola cosa. Che cosa hai intenzione di acquistare? Mangiare, bere, nutrire la mucca e piantare? Wow! Il tuo amico non pensa che sia un po' troppo? Conosci la soluzione a questo indovinello? Se non la sai, hai ancora 20 secondi. Puoi comprare un cocomero, puoi mangiarlo, puoi berlo, puoi nutrire la mucca con la scorza e per quanto riguarda i semi di cocomero, puoi facilmente piantarli nel giardino. Indovinello numero 8. Una volta un re ha condannato a morte un uomo per un crimine che aveva commesso. Tuttavia, il re era un uomo gentile, quindi permise all'uomo di scegliere il modo in cui avrebbe preferito morire. Ma l'uomo era intelligente e riuscì a dire qualcosa che lo salvò dalla pena capitale. Quale morte ha scelto? Hai solo 20 secondi per capirlo, ma se hai bisogno di più tempo, non dimenticare. Puoi mettere in pausa il video. Beh, essendo un uomo intelligente, il colpevole ha scelto di morire di vecchiaia. Indovinello numero 9.
Due uomini sono in piedi su una tavola di legno che si sporge su di un abisso. Uno di loro possiede una pistola e vuole sparare all'altro. Ma se il secondo uomo muore, il primo cade nell'abisso. C'è un modo per sopravvivere per uno di loro? Chi morirà? 20 secondi per risolvere questo dilemma. In realtà, il fatto è che le risposte a questo indovinello sono troppo varie e tutti la pensano in modo diverso. Quindi, qual è la tua idea? Non oso lasciarti sospeso sull'abisso, ma purtroppo è quello che facciamo a volte. Condividi le tue ipotesi con noi nei commenti. Inoltre, dici quale indovinello ti ha fatto riflettere più a lungo e se ce n'era uno super difficile che non sei riuscito a risolvere. Condividi questo video con i tuoi amici che amano enigmi e misteri tanto quanto te. Ricorda di cliccare sul pulsante mi piace e di fare clic su iscriviti. In questo modo ti assicurerai di avere successo e molti altri fantastici video sul lato positivo.